Bullismo e cyberbullismo, temi attuali, temi importanti da trattare, temi di cui bisogna sapere da tanti punti di vista. Ne parliamo oggi con un'esperta, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva. È venuta a trovarci la dottoressa Anna Rita Gioia, benvenuta. Salve a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo. Salve a lei, dottoressa, grazie di aver accettato il nostro invito perché, come detto, questo argomento non è assolutamente da trascurare. Può portare danni gravissimi sia in chi subisce ma anche sia in chi mette in atto, da non trascurare assolutamente. Sono tutte manifestazioni di disagi, no? Sono richieste d'aiuto in fondo che ci lanciano i nostri ragazzi, i nostri bambini cresciuti o meno. Verissimo. E allora andiamo a spiegare anzitutto cosa definiamo bullismo e in cosa si distingue dal cyberbullismo. Il bullismo altro non è che una deliberata e particolare manifestazione di un comportamento aggressivo perpetrato da bambini e adolescenti o ragazzi ai danni di un loro coetaneo. I ragazzi vivono sempre all'interno di conflitti a scuola, a casa, tra i pari, però la differenza tra il bullismo ed un conflitto semplice è proprio data dalla sua esclusività. Per poter definire un comportamento aggressivo come un atto di bullismo è necessario tenere in considerazione alcuni elementi principali, ossia l'intenzionalità lesiva. Cosa vuol dire? Cioè che il bullo vuole deliberatamente fare del male alla vittima prescelta, vuole avere il controllo sulla vittima prescelta, quindi incute diciamo una violenza che può essere fisica o anche solo psicologica volutamente. E il fine è proprio questo controllo? Il controllo e il dominio sull'altro, dell'altro. Quindi la scelta di agire nei confronti di una persona con un atto di violenza è fine alla percezione di essere superiore. Assolutamente. Altro elemento fondamentale, oltre all'intenzionalità, è proprio questo squilibrio di potere nella relazione. Cioè tra il bullo e la vittima c'è uno squilibrio di potere. Il bullo è quella persona, quel ragazzo o bambino che apparentemente sembra più forte, che ha un'alta autostima e che magari in un gruppo gode di una maggiore popolarità. La vittima invece è quella persona più debole, più insicura, che ha più difficoltà a difendersi. Altro elemento fondamentale è dato proprio dalla persistenza nel tempo, cioè un atto di bullismo deve essere perpetrato nel tempo, deve essere continuativo. Quindi se tutti questi elementi sono presenti, siamo in presenza proprio appunto di bullismo vero e proprio, che è differente dai conflitti, perché spesso l'adulto è portato a pensare ma si tratta di ragazzate, di sciocchezze, troppa importanza viene data, o ai nostri tempi ce ne davamo di santa ragione ma non veniva data tutta questa importanza. Questi pensieri tendono a sminuire l'importanza del bullismo e soprattutto tendono a svalutare le conseguenze dannose che il bullismo può provocare nella vittima. Ora, le conseguenze dannose che il bullismo può provocare nella vittima si possono anche immaginare, a partire dalla paura di uscire, alle lesioni fisiche, a quelle psicologiche, a quelle emotive addirittura. Certo. Ma difficile invece è immaginare quelle che sono invece le lesioni di chi mette in atto. Perché si mette in atto un comportamento lesivo nei confronti di un'altra persona verso la quale non si ha in fondo nulla da spartire neanche? Ma paradossalmente il bullo e la vittima hanno una caratteristica in comune, cioè che è quella di non riconoscere le emozioni e di ovviamente anche di controllarle, non riuscire a controllarle. Però a differenza insomma il bullo non riconosce neanche la sofferenza che incute diciamo nella vittima. La vittima a sua volta invece, per quanto possa avere anche difficoltà nella gestione delle sue emozioni, a volte viene tratta in inganno perché non riconosce i tratti magari anche estetici dell'aggressività del bullo e a volte inavvertitamente tende anche a provocarlo. Quindi è proprio quel non riconoscere la supremazia che in fondo stimola il bullo a chiarire e mettere i puntini su lei. Mo te lo rispiego chi sono. Sì. Una cosa del genere. Più o meno è questo. Eppure troviamo tracce di questo in altri comportamenti, spesso messi in atto non da
adolescenti, ma più spesso da adulti. Pensiamo a fenomeni di razzismo, pensiamo all'omofobia, leggiamo notizie che ancora nel 2024 lasciano sconcertati, perché non si trova un perché. Ma in realtà diciamo che il come dire, è anche come nel bullismo, è facile giudicare magari anche un bullo, no? E quindi considerarlo come una persona sbagliata. Ma in realtà prima di dare un giudizio bisognerebbe capire cosa c'è dietro la messa in atto di quel comportamento, che cosa lui sta vivendo e cosa ci vuole dire attraverso quel comportamento. Assolutamente sì, perché poi ecco, per dirla in termini insomma su un altro piano, Kubrick ci insegna che la linea che divide la vittima e il carnefice è veramente molto sottile e dipende da molte sfumature di punto di vista, sì. Quindi tante volte stigmatizziamo anche, eppure è sempre una manifestazione di disagio, in qualunque forma è una richiesta d'aiuto. D'aiuto, assolutamente sì, perché il rischio qual è anche per il bullo, il perpetrare questi comportamenti aggressivi comporta anche lo sviluppo di quello che poi sarà il disturbo della condotta o anche un disturbo antisociale di personalità, certo, nell'età adulta. Certo. Facilmente comprensibile. È comunque un'esperienza traumatica il bullismo, tanto per il bullo quanto insomma per la vittima. Penso di sì, perché poi non penso che ci sia una, cioè che non percepisci le emozioni che fai vivere. A un certo punto la coscienza fa toc toc. Sì, però diciamo che il bullo fa fatica a riconoscere questo, no? Certo. Fa fatica. È ancora più difficile riconoscere questo nel cyberbullismo. Ecco. Perché il cyberbullismo non è altro che una forma di bullismo manifestato, attuato, diciamo, con delle modalità differenti, cioè attraverso una via telematica. Perché quando si parla di bullismo, la prima idea che viene in mente è la violenza fisica, no? Quindi la supremazia, certo, fisica. In realtà di bullismo ci sono tanti tipi, cioè il bullismo verbale, il bullismo sociale, il relazionale, ma il cyberbullismo invece è anche forse la forma peggiore, più dannosa del bullismo. Perché? Perché non si sa da chi viene mossa. Molto vile. Sì, il cyberbullo è nascosto dal monitor e la pervasività è enorme. La, certo, differenza con il bullismo è che mentre per il bullismo è necessario che ci siano più episodi perpetrati nel tempo, per il cyberbullismo basta anche solo un episodio, perché la rapidità con la quale il materiale naviga sul web è enorme e quindi basta un attimo per diffondere. Il raggio d'azione è molto, più ampio, assolutamente. Quindi si può essere colpiti su, sì, da tanti versanti. Anche perché poi il bullismo, diciamo, la vittima può la vittima di bullismo, diciamo, può evitare quelli che sono i contesti che potrebbero esporla al contatto, no, con il suo carnefice, quindi magari il contesto scolastico piuttosto che, non so, l'oratorio o qualsiasi altro contesto in cui, certo, possa. Nel cyberbullismo invece che cosa succede? Che la vittima è sotto scacco 24 ore su 24 e anche a distanza di anni, perché rimane in rete comunque, no? Cioè basta anche solo una persona che come dire, registra, salva quel contenuto ed e ecco poi che riproporlo a distanza di tempo. Certo, diventa, in fondo i famosi scheletri dell'armadio diventano proprio un pericolo, ma un pericolo costante, sì, in tutto l'arco della mia vita. Assolutamente. Questo è da riflettere in assoluto. Sì. Postare un sacco di cose può, sì, avere delle abbastanza conseguenze. Generico. Sì. Ora, come affrontiamo un bullo, un cyberbullo? Che si fa? Allora, diciamo che l'azione più diretta è proprio la prevenzione. Perché è necessario che vengano attuati dei progetti anche a partire dalla scuola dell'infanzia, e progetti volti proprio a migliorare la consapevolezza di se stessi, a sviluppare quella che è l'empatia, ossia quella capacità di comprendere che cosa l'altro sta provando per un mio atteggiamento. E progetti relativi alla gestione delle emozioni, alla regolazione anche dei conflitti e anche un uso, per quanto riguarda appunto il cyberbullismo, un uso più corretto del web. Il web non perdona, quindi è necessario che i ragazzi vengano istruiti ad un corretto uso del
del web, no? Quindi web che si intende anche insomma WhatsApp o qualunque, qualsiasi tipo di social, no? Ora, questo però, questo discorso non parla tanto dei ragazzi o dei bambini, parla più del mondo degli adulti. È lì che troviamo la radice. È lì che sì, nel senso, cioè, che un uso improprio del web viene fatto proprio perché non c'è il controllo da parte dell'adulto, nonostante ci siano poi tanti parental control, no, che bisogna attuare. Certo. I ragazzi e i bambini non vanno lasciati da soli, vanno comunque insomma controllati, bisogna dargli fiducia sicuramente, però ma sempre anche strumenti e regole. Sì, sempre sotto un occhio vigile, no? Certo. Ai ragazzi bisogna inculcare anche l'idea che bisogna parlare, bisogna parlare di qualsiasi argomento, di qualsiasi aspetto possa essere dare loro un pensiero. È necessario, perché anche nel bullismo, un evento, un episodio di bullismo non riguarda solo il bullo e la vittima, ma riguarda un gruppo. Certo. All'interno del quale ci sono anche quelli che sono i sostenitori della vittima o del bullo, ma anche quelli che sono chiamati soggetti neutri, neutrali, certo, cioè quelli che sanno ma che non parlano e che però con questa loro omertà non fanno altro che alimentare le violenze. Certo. E invece è necessario far arrivare ai ragazzi che bisogna parlare, scegliere sicuramente un adulto di riferimento, però poterne parlare e anche chiedere aiuto laddove è necessario. Chiedere aiuto non è una vergogna, no. Ma tutti noi in un qualsiasi momento insomma della propria vita ci troveremo nella condizione di dover chiedere aiuto, e non è sicuramente insomma un aspetto di cui vergognarsi o da deboli, assolutamente. Assolutamente no, e penso che questo sia il miglior consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, dottoressa. Dopo questa bellissima riflessione, senza colpevoli o insomma voler abitare nessuno, però riflettere sulle nostre condizioni e sul fatto che dove non arriviamo chiedere aiuto è la cosa più semplice. Assolutamente, sì. E allora www.psicogioiabambini.com per trovare tante informazioni, ma anche i contatti della dottoressa Gioia, e ad avere quindi un punto di riferimento per chiedere questo aiuto. Dottoressa, grazie davvero. Grazie a voi per avermi invitato.